Benvenuti a un nuovo appuntamento di Psiche e dintorni. Abbiamo iniziato la scorsa volta un percorso insieme al nostro psicologo Sandro Tolitano, che naturalmente salutiamo e diamo il benvenuto. Un percorso che, Grazie, buonasera. buonasera, che riguarda innanzitutto le varie fasi dell'età evolutiva. Siamo arrivati quindi a parlare di adolescenza, un'età abbastanza critica, un'età che ovviamente comprende vari aspetti e varie problematiche. Cerchiamo di capire innanzitutto cosa si intende con questo termine, magari. Sì, il tema che andremo a trattare oggi ha cessato di essere un po' un tema ormai individuale, ma è diventato un tema culturale, sociale. Il disagio che presentano i nostri ragazzi ormai è diventato veramente un fatto molto diffuso e quindi penso che tocchi il nostro sistema sociale e anche il nostro sistema culturale. Ovviamente, banalmente, quando noi parliamo di adolescenza ci riferiamo a un'età, diciamo, presa tra tra i 12 e i 13 anni, ormai i 18 anni, anche se abbiamo riscontrato negli ultimi lustri che l'adolescenza si è un po' allungata, per ragioni, come dicevo, anche sociali, nel senso anche per ragioni di lavoro, i ragazzi non hanno lavoro, quindi la loro permanenza nella famiglia, diciamo, si è allungata e in un certo qual modo si è allungata un po' anche l'adolescenza. Questo diciamo dal punto di vista temporale, poi dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della formazione della personalità, intendiamo quel periodo in cui si passa dall'età, diciamo, dell'essere bambino all'età dell'essere adulto. È un passaggio, come vedremo poi lungo questo nostro incontro, sicuramente non facile, pieno di numerose problematiche che insomma andremo a cercare di capire. Quindi passiamo dall'infanzia a uno stato di un individuo più adulto. Ecco, quali sono i tratti distintivi di un adolescente? Ma diciamo che il tratto distintivo è, come dire, un po' l'evanescenza, il fatto di non avere come dire, dei confini ben precisi, per cui sono soggetti molto labili, soggetti che sono un po' tirati dall'essere bambino e dal voler essere adulti. Quindi è un'età molto turbolenta proprio per questo motivo. Chiamiamolo un'età di assestamento, dove la personalità si compie. Questo, diciamo, l'adolescenza è l'inizio dell'ultima fase, diciamo, di una formazione costante e precisa di personalità. Per cui, ovviamente, sarà una bella fatica per gli adolescenti e poi vedremo anche per gli adulti che devono confrontarsi con gli adolescenti. Quindi, insomma, soprattutto anche per i genitori che si trovano ad affrontare anche un po' impreparati, diciamo, questa fase che arriva, che piomba così su di loro quasi come un temporale, perché si sa, è una tempesta di ormoni, una tempesta. Quindi come iniziare ad approcciarsi innanzitutto con un figlio che sta crescendo e che quindi probabilmente ha più bisogno dell'aiuto e del sostegno dei propri genitori? Certamente. Le figure dei genitori sono figure fondamentali e importantissime nel periodo dell'adolescenza. Ripeto un po' quello che avevamo sottolineato nella trasmissione precedente quando parlavamo di bambini. Credo che sia fondamentale conoscere alcuni passaggi, conoscere alcune fasi dell'adolescenza e avere quelle capacità emotive che abbiamo sempre richiamato, che richiameremo sempre. Avere le capacità emotive di comprensione empatica nei confronti dei nostri figli quando presentano comportamenti e aspetti che ci piacciono veramente ben poco. Quindi credo che i genitori debbano essere innanzitutto informati su che cos'è l'adolescenza, quali problematiche presenta e quindi conoscere a fondo le dinamiche interiori dei nostri ragazzi. Secondo punto, i genitori devono avere una grande capacità di ascolto, quindi riuscire a comprendere, cercare di capire e non giudicare i propri figli. E poi saper essere fermi quando è necessario. Gli adolescenti hanno bisogno anche di questo, anzi, hanno bisogno soprattutto di questo, hanno bisogno di qualcuno che autorevolmente le ponga i limiti, i paletti, che li preservi dai rischi che
che l'adolescenza normalmente presenta. Insomma. Quindi creare un dialogo con i propri figli in modo tale da allontanare il conflitto o almeno far sì che venga meno. Sì, sicuramente il dialogo, tranquillamente, il dialogo ma anche la fermezza. Sul conflitto io lo ripeto sempre in ogni occasione, noi non dobbiamo avere paura del conflitto, dobbiamo anche allontanarci un po' dall'idea del conflitto come termine negativo. Il conflitto è anche un contrapporsi, il conflitto è anche un misurarsi con l'altro che è diverso da noi. Quindi i genitori non devono avere paura dei conflitti con i figli, con gli adolescenti, perché il conflitto fa parte di quelle dinamiche che servono come dire, a costruire una propria interiorità, a costruire le proprie idee, i propri valori. Quindi i genitori non devono avere paura del conflitto. Debbono naturalmente non abbandonare mai la fermezza, questo no. Certo, esistono a questo proposito i classici no a proposito di conflitto che aiutano a crescere, altri no che invece tarpano un po' le ali in questo senso. Cioè, quali sono le distinzioni oppure è sempre bene dare delle regole ben ferme e precise? No, su questo credo che dovremmo veramente riflettere abbastanza. Non c'è dubbio, e questo lo sperimentiamo anche, io lo sperimento nella mia attività terapeutica, cioè l'eccessiva rigidità produce rabbia, produce aggressività, produce spesso trasgressività abbastanza violenta. L'eccessivo lassismo, il fatto di lasciare fare troppo, produce dei ragazzi che non hanno, come dire, l'idea dei confini, non hanno l'idea del pericolo, non costruiscono un'immagine positiva di sé. Quindi non c'è dubbio che bisogna avere il dialogo, come dicevo prima, con fermezza. Quindi un'educazione eccessivamente rigida, ma questo vale per gli adolescenti come vale anche per i bambini piccoli. L'eccessiva rigidità non produce sicuramente comportamenti positivi nei bambini e nei ragazzi, quindi bisogna miscelare le due cose, bisogna sapere quando essere fermi, quando dire no, e bisogna, ora naturalmente il no, i divieti, i confini, i paletti, dobbiamo sempre darli con grande affetto. Anche qui conta fondamentale le tre famose prerogative del sistema educativo che sono fondamentali, che è quello della, anche gli adolescenti hanno bisogno di essere amati, accettati, ma terza questione, incondizionatamente. Quindi l'adolescente deve sentirsi accettato, amato, incondizionatamente, voglio dire anche al di là dei suoi comportamenti che possono, come dire, essere approvati o no dai genitori, dagli adulti, dagli insegnanti, insomma. Quindi sicuramente debbono avere questa sensazione. Se loro hanno questa sensazione degli adulti, sicuramente gli adulti saranno autorevoli e hanno possibilità di incidere nella formazione positiva della personalità dei ragazzi. E a questo proposito, ci sono delle indicazioni educative da poter adottare con gli adolescenti? Sì, un po' le indicazioni educative le abbiamo, come dire, le abbiamo poc'anzi dette per grandi linee, cioè le educazioni educative sono proprio queste, dove bisogna essere fermi su alcune cose, dare delle regole. Naturalmente le regole si tratta ovviamente, come ben sappiamo, poi casomai ci soffermeremo di più perché sono quelle cose che i genitori hanno bisogno di sapere, no? E quando cominciano a crescere, no? Comincia il problema dell'uscita di casa, di sera, di notte, durante l'estate, quindi comincia questa lotta tra genitori e figli, l'orario di rientro, l'orario di insomma. E quindi lì bisogna essere veramente, come dire, anche lì vale non essere eccessivamente rigidi ma nemmeno troppo lasciare i figli abbandonati a se stessi, quindi dare delle regole, dare dei limiti, secondo me. Quindi avere un comportamento dolce ma allo stesso tempo molto fermo e determinato. Assolutamente, questo sicuramente è un'indicazione educativa, diciamo, generale, ma nell'adolescenza conta molto questo. In tanti, magari si chiedono in tanti genitori se sia meglio magari scegliere per loro o piuttosto consigliare oppure farli sperimentare o cercare di fargli evitare loro tutti gli errori come vorremmo noi genitori. Quindi cercare un po' di lasciarli andare ma con i dovuti accorgimenti, diciamo.
Ma io ricordo una cosa, no? Che quando trattavamo questo tema con un mio vecchio professore, lui diceva una cosa che secondo lui era fondamentale per i genitori. Cioè lui diceva che i genitori devono capire fondamentalmente quando un problema riguarda solo i figli, quando riguarda solo i genitori o quando riguarda genitori e figli. Se il genitore fa questa distinzione ha già un grande vantaggio, no? Quindi di fronte ad alcune cose bisogna capire che alcuni problemi sono dei figli, quindi bisogna lasciarli, diciamo, andare, bisogna farli sperimentare, perché noi sappiamo benissimo, d'altronde la vita come dire, si conquista, come dire, per tentativi ed errori, possiamo usare questo termine, insomma, gli errori fanno parte di un processo di crescita, quindi non dobbiamo avere paura degli errori. Certo, anche all'interno del fatto di lasciare i figli liberi anche di sbagliare, ovviamente anche lì ci sono dei paletti, insomma. Ovviamente sempre con la dovuta attenzione da parte Assolutamente. dei genitori. Però è molto importante capire la distinzione che dicevo prima, perché molto spesso i genitori sono intrusivi, cioè si intromettono in problemi che non sono dei genitori, ma sono dei figli. Mi viene in mente quando si intromettono nelle prime relazioni amorose, cioè lì quello è un problema dei figli. E diceva prima sul fatto dei consigli. Io devo dire che normalmente sono contrario ai consigli in senso generale. Poi, nel caso specifico di una relazione genitori-figli, mi guarderei bene dal dare consigli. Quello che noi dobbiamo dare è il nostro punto di vista. Che noi dobbiamo ritenere, c'è una cosa che non ci deve sfuggire: i nostri figli diventano adolescenti in un contesto che non è più nostro, diverso da quello in cui siamo cresciuti noi. Quindi ci stiamo confrontando con realtà e mondi diversi. Se misuro la mia adolescenza con quella dei miei figli, insomma, c'è una differenza abissale. Certo, anche il divario d'età, comunque il Sì, divario di quindi generazionale. voglio dire, questo non toglie però che noi dobbiamo rinunciare a dare il nostro punto di vista. Il nostro punto di vista può essere arricchente per l'adolescente, non necessariamente deve essere un consiglio. Tra le altre cose, proprio per continuare su quelle che possono essere le indicazioni educative, io ad esempio eliminerei le prediche, quando gli facciamo le prediche, queste prediche moralistiche continue, insomma, hanno secondo me un effetto assolutamente Magari, nullo. ecco, l'adolescente si sente giudicato un po' troppo dai genitori. Assolutamente una cosa da evitare è questa proprio del giudizio. Il giudizio deve essere sempre no. Loro devono, come dire, se riescono se noi riusciamo, noi adulti, noi genitori, riusciamo a fare crescere i ragazzi in un contesto non giudicante, ma accettante. Attenzione, quando dico accettante, non vuol dire che tutto quello che fanno ci sta bene. No. Può darsi che quello che fanno non ci sta bene, allora lì dobbiamo, come dire, ecco, metterci in dialogo esponendo ed esprimendo il nostro punto di vista, che è diverso da loro. Loro poi ne fanno l'uso che ne ritengono, però credo che sia più efficace così che dare consigli, fare la morale, parlare continuamente. Io dico sempre che i genitori, per certi versi, parlano sempre un po' troppo. Quindi dare la scelta a loro praticamente su come usare, diciamo, i Sì. vari consigli, tra virgolette, ma comunque cercare un approccio quantomeno. Noi gli dobbiamo sempre dare l'idea che sono protagonisti della loro vita. Noi gli dobbiamo dare l'idea. Ma mi viene in mente, ad esempio, in molte scelte, ad esempio, sono dei passaggi un po' comuni a tutte le famiglie, no? Quando i ragazzi passano dalla scuola media alla scuola superiore e quando poi dalla scuola superiore si decidono, passano all'università. E questa scelta, in queste scelte spesso i genitori intervengono. Come dicevamo prima, un po' dando consigli, un po' quasi imponendo alcune scelte. E invece credo che sia opportuno discutere, dialogare, eccetera, ma dare sempre la sensazione che la scelta è loro. Quindi essere buoni amici, ma allo stesso tempo genitori, che è un'impresa ardua per certi versi. Su buoni amici non è che sono completamente d'accordo. I genitori non devono essere amici dei figli. Mi viene in mente veramente un mio giovane paziente che mi diceva: io non voglio un'amica, voglio una mamma, riferendosi alla intrusività nella loro vita della mamma, che voleva sapere tutto, che si intrometteva in tutta la sua vita, compresa anche quella emotiva, emozionale, quella,
come dicevo prima, della relazione amorosa. Quindi diceva: io non voglio un'amica, voglio una mamma, perché le amiche me le scelgo io. Quindi credo che la sua indicazione la prendiamo appieno e la facciamo nostra. Certo, allora a questo proposito ci si chiede magari come si può ottenere la fiducia di un adolescente senza per questo sembrare, insomma, pressanti o invadenti. Si può cercare di fare strada tra, o breccia quantomeno? Sì, nella loro... le cose che abbiamo detto fino adesso ci aiutano. Se l'adulto si pone in queste condizioni con l'adolescente, probabilmente ottiene la sua fiducia. Quello che lei ha citato adesso è fondamentale. Quando noi riusciamo a creare una situazione di fiducia con l'adolescente, abbiamo un canale privilegiato di dialogo, di comunicazione, e questo aiuta molto l'adolescente, ma attenzione, aiuta molto la dinamica familiare, perché non dimentichiamo che l'adolescente è all'interno di un sistema familiare, quindi questo aiuta moltissimo. La fiducia la si ottiene nei modi che dicevamo prima, presentandosi in maniera dialogante, sì, ma con fermezza e soprattutto, appunto, esprimendo il nostro punto di vista in maniera, insomma, molto precisa, molto netta. Questo sì. Sicuramente gli adolescenti si confrontano in primis all'interno del nucleo familiare, ma cosa può avvenire nel momento in cui un adolescente si confronta con i propri coetanei, quindi con un gruppo di pari? Sì. Noi sappiamo che un po' la strada, questo viaggio dell'adolescenza, cammina un po' su due binari, no? Uno intrafamiliare, quindi all'interno della famiglia, quindi delle relazioni con i genitori, con i fratelli, con, diciamo, la famiglia allargata. L'altro esterno, è un po', sono due vite quasi parallele, l'esterno, quindi con i pari, con i compagni, con i coetanei, no? A volte notiamo che c'è veramente una differenza sostanziale, cioè l'adolescente presenta alcuni comportamenti all'interno della famiglia e poi con i pari comportamenti diametralmente opposti. Questo per ovvie ragioni nel sistema familiare, dove il tasso di emotività è molto alto, quindi e poi ci sono dinamiche intrafamiliari molto complesse, mentre il rapporto con i pari, che poi vedremo, magari ci soffermeremo un po', perché il rapporto con i pari diventa fondamentale anche per cominciare quel processo, che è il processo, diciamo, finale di tutta l'adolescenza, che è quello dell'autonomia, della indipendenza. Cioè noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che i bambini nascono e sono completamente dipendenti e devono compiere un viaggio verso l'autonomia e l'indipendenza. E noi adulti dobbiamo accompagnarli in questo viaggio, non trattenerli come molto spesso accade, quindi dobbiamo aiutarli poi ad andare via, ad essere autonomi, indipendenti, a diventare altro rispetto ai genitori, rispetto alla famiglia. Quindi questo viaggio, questo percorso dalla dipendenza all'assoluta autonomia, richiede una serie di capacità, richiede una serie di informazioni, richiede una serie di atteggiamenti emotivi che siano, come dire, rispettosi di questo bisogno, di questo diritto che hanno i ragazzi, le ragazze, di diventare autonomi. Quindi. Ecco, quello che lei dice in questo momento mi fa venire in mente una poesia di un poeta, Gibran, che diceva che i figli sono come un arco. Sì. Non sono figli tuoi. Ecco, sì. E sono delle frecce che poi il genitore deve scoccare, ecco, verso il cielo. Quindi creare una certa indipendenza, una certa identità poi, anche all'interno del gruppo. Ma io su questa cosa poi mi soffermerò un po', che è l'ultima fase, che è la fase che noi chiamiamo dello svincolo. Questa è la fase finale, diciamo, della crescita, quindi della realizzazione di una personalità matura e adulta. È la fase dello svincolo, che, attenzione, non è esclusivamente fisica, non è andarsene da casa, non è andarsene da un'altra parte, ma è, diciamo, mentale e psicologica. Lo svincolo avviene quando l'adolescente finalmente si sente, come dicevo prima, altro rispetto ai genitori. I genitori poi si amano, si rispettano, quello che vogliamo, però io sono altro. Questo è il completamento della personalità. Se ci riflettiamo, poi è una catena.
Ogni persona cresce, va via di casa, forma magari una sua famiglia, a sua volta ha dei figli che fanno lo stesso percorso. Quindi è un po' una catena. E questa catena progressiva va rispettata. Bisogna dare a tutti l'opportunità e la possibilità di andare verso la propria vita. Mi pare che sia un bisogno quasi universale. Ecco, se è vero allora che un adolescente è talmente preso dal doversi staccare dai propri genitori, come mai è altrettanto vero che si voglia identificare in un gruppo di suoi coetanei, quindi sentirsi legato a loro, proprio quasi forse per essere accettato? Quindi non si tratta di un altro condizionamento? No, cioè noi, se facciamo riferimento al mondo animale, il gruppo, il branco serve a che cosa? Serve a proteggersi, serve a sentirsi più forti. E chi definiva gli adolescenti come senza guscio, come una tartaruga senza guscio, o comunque senza corazza, no? Gli adolescenti spesso sono spauriti, quindi lo stare insieme, lo stare in branco, lo stare insieme ai coetanei, e poi magari ci soffermiamo su emulazione, sull'omologazione, che noi adulti spesso guardiamo storciamo il naso rispetto a questa cosa, quando vestono tutti allo stesso modo, si fanno i capelli tutti allo stesso modo. Sembra che non abbiano infatti una propria identità. Ma il gruppo, il branco, chiamato così, serve a sentirsi più sicuri, serve a sentirsi protetti in questa fase in cui, come se sono senza guscio, e quindi si sentono un po' in pericolo. Ma non, il gruppo, la vita con i pari non serve solo a questo, poi magari ci torniamo. Ecco, proprio parliamo dell'emulazione, della omologazione, una sfida e una necessità per l'adolescente. Sì, spesso viene visto come una sfida al mondo adulto, no? Spesso viene visto come una sfida ai genitori, spesso viene visto come una sfida allo status quo, insomma ha anche un risvolto, se vogliamo, anche politico, no? Nel senso che spesso viene visto proprio come un affronto, un rifiuto del mondo adulto. Io penserei di interpretarla invece come una necessità, proprio la necessità di distinguersi, la necessità di trovare una propria strada, una propria identità. E non dimentichiamo una cosa, che poi le grandi rivoluzioni nella storia dell'uomo, moltissime che hanno cambiato le società, sono state iniziate e portate avanti dai ragazzi, poi anche per altri motivi, però questo diventa un fatto estremamente importante. Io credo che sia più invece una necessità e anche una risorsa questa che anziché una sfida, questa dell'emulazione, dell'omologazione. Sentirsi vestiti tutti uguali conforta, sentirsi, no? Se tutti usano la cresta, tutti si fanno la cresta. Anche un modo per attirare l'attenzione. E questo ha a che vedere con un aspetto dell'adolescenza, che è l'aspetto narcisistico, che è molto forte, anche se qualcuno dice, ma insomma pure da adulti siamo così, insomma, poi è vero. Un po' di narcisismo ce lo portiamo sempre dietro. Ma sicuramente nel caso dell'adolescenza, non essendo ancora, non avendo un'identità ben precisa, il vestirsi, il curarsi in un certo modo assume un valore ancora maggiore dell'adulto. Quindi diventa un vero e proprio stato. Diventa un proprio stato, diventa anche, come dire, un po' una colla per la propria identità. Quindi, e sentirsi a proprio agio. Quindi, torno a ripetere, il nucleo di tutta questa discussione sia dell'emulazione. Sull'emulazione poi faccio un altro inciso, ma questo dell'omologazione serve a sentirsi sicuri, a sentirsi protetti, quindi va a giocare sul piano della difficoltà che hanno gli adolescenti a trovare una propria identità. Sull'emulazione il discorso diventa anche più complicato, perché qualche volta l'emulazione trova aspetti patologici, come abbiamo riscontrato in tantissimi fatti di cronaca, dove gli adolescenti emulano. Ecco, ricordiamo qualche caso. Ricordo il famoso, prendiamo un esempio che forse non è molto recente, ma quello delle pietre lanciate dai cavalcavia sulle macchine, che è diventato un fatto di emulazione, l'ha fatto uno, poi sono successi tantissimi altri episodi. Quindi a volte questo sfocia in aspetti
perché poi ci sono aspetti che sono veramente sfociano sul patologico e lì insomma entriamo in un'altra situazione. Quindi le paure più grandi degli adolescenti, quali potrebbero essere, oltre a quello di non essere accettato proprio dalla propria cerchia di amici? Magari ci sono tanti adolescenti che forse temono anche il confronto con i propri coetanei, temono anche di essere giudicati sicuramente, anche dal proprio aspetto fisico, quindi hanno molte paure riguardanti... Ma infatti è un periodo dell'adolescenza in cui si ha un rapporto col corpo particolarissimo. Spesso ad esempio gli adolescenti non si accettano, soprattutto nei cambiamenti. Noi non dimentichiamo un fatto, che durante l'adolescenza avvengono una serie di cambiamenti importanti che sono di natura ormonale, diciamo di natura fisiologica. Non dimentichiamo che durante l'adolescenza si assestano quelle che sono ad esempio le caratteristiche sessuali cosiddette secondarie. Quindi si va via verso l'assunzione della figura definitiva, no? Insomma, quindi questa fase di cambiamento, di trasformazione del corpo, immaginatevi, vi porto un esempio come molto banale, no? Come molte ragazze quando arrivano all'adolescenza e gli cresce il seno, non accettandosi si incurvano nel tentativo di nascondere il seno, cioè. Quindi il corpo cambia, questo cambiamento li inquieta perché non sempre si accettano. Quindi, dobbiamo ricordare che questa è la fase proprio assoluta, non hanno ancora un'idea precisa di se stessi e quindi questo produce ansia, produce tutta una serie di comportamenti che a volte noi adulti interpretiamo. Quindi questo crea anche una sorta di disagio agli adolescenti nel dover accettare anche il proprio corpo, perché si passa da uno stato infantile ad un essere, diciamo, dei bambini e poi vedersi tutto in un tratto dei piccoli uomini e delle piccole donne che crescono. E in questo caso sicuramente il rapporto adolescenza e trasgressione. Sì. Cosa può succedere? Io vorrei dire ancora una cosa sulla storia del rapporto e l'accettazione del proprio corpo degli adolescenti, no? Che è un tema adesso che ha un risvolto di natura sociale, non tanto individuale. Quindi questo anche rapportarsi col proprio corpo, siccome, come dire, la cultura dominante, come dire, si è allontanata dall'idea di aiutare i ragazzi a riaffermare la propria persona, a completare quel processo dell'autostima, ad accettarsi come persona, che è portatrice di sentimenti, di emozioni, che è portatrice di valori, di idee. E invece si è spostato tutto sul piano dell'estetica. Per cui noi ci ritroviamo nei nostri servizi, ad esempio, ci ritroviamo a lavorare con gli adolescenti, ovviamente con le ragazze, che hanno difficoltà ad accettarsi. Perché magari sono un po' grasse, perché magari non sono molto alte, perché magari non hanno il seno come vorrebbero, eccetera, eccetera. Quindi, ci sono delle differenze di genere, voglio dire, in questo sì, senso? Sì, certo, sappiamo benissimo che dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, quando scendiamo sul piano dell'estetica del corpo, il genere femminile è in prima fila, quindi insomma, viene, diciamo, interessato molto di più. Quindi questa difficoltà, allora... Credo che sia importante che tutte le agenzie educative, ma anche per agenzie educative intendo appunto la scuola, i luoghi di aggregazione, ma anche ovviamente la famiglia, debbono cominciare a diffondere l'idea di fare capire che loro sono delle persone e quindi indipendentemente da come si è esteticamente, no? E che nella vita si può riuscire anche non essendo particolarmente belli. Ci sono tantissimi esempi di persone che non sono estetiche eppure riescono a fare delle cose molto belle nella vita, riescono ad essere felici, ad essere soddisfatti. Quindi non è che la nostra felicità è legata a se siamo belli o no, perché la realtà ci dice che la maggior parte delle persone hanno difetti sul piano estetico, se consideriamo i canoni tradizionali di adesso. Quindi. Bene, ci fermiamo per una breve pausa e poi ritorniamo. Poi riprendiamo, che non ho finito poi di discutere delle trasgressioni. C'è la pausa su che questo... incombe e okay. Dopo torneremo sicuramente in diretta tra poco.